Arte e cultura come biglietti da visita dell'Italia nel mondo. A confermarlo sono stati i ministri Mogherini e Franceschini durante l'inaugurazione del nuovo allestimento della collezione d'arte della Farnesina. La cerimonia, avvenuta il 29 maggio in contemporanea con l'iniziativa Farnesina Porte Aperte, è stata l'occasione per mostrare al pubblico la collezione di arte moderna e contemporanea e far conoscere l'azione che il MAE svolge a sostegno della promozione del patrimonio artistico e culturale in Italia e all'estero, anche in collaborazione con il MIBACT. Istituita nel 2000 per iniziativa dell'allora segretario generale Umberto Vattani, oggi la collezione comprende, grazie alla formula del comodato d'uso gratuito, circa 400 opere di oltre 250 artisti che hanno segnato la scena creativa nazionale ed internazionale, selezionati da un comitato scientifico. La scelta dell'arte contemporanea è non soltanto il riconoscimento del valore di quello che c'è e che viene creato oggi, è anche in qualche modo un'indicazione di speranza nel futuro, perché siamo abituati a pensare al nostro patrimonio come un patrimonio del passato, che è grande, enorme, importantissimo, ma questo biglietto da visita serve anche a dire che non è soltanto l'Italia di ieri ad essere bella e straordinaria, è anche l'Italia di oggi ad essere bella e straordinaria, ed ancora di più potrà esserlo l'Italia di domani. Noi siamo un paese che giustamente ha una missione di tutela del proprio patrimonio storico, archeologico, artistico, architettonico. Però a fianco della tutela delle cose che ci ha consegnato il passato c'è anche un dovere di investire sull'arte contemporanea. Il Colosseo era arte contemporanea, la Cappella Sistina era arte contemporanea. Con il ministro Mogherini abbiamo già iniziato un ragionamento che vogliamo stabilizzare sulla collaborazione, le sinergie, non su singoli eventi, ma diciamo sistemiche, strategiche, tra il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero degli Affari Esteri. Lavoreremo per costruire un percorso stabile di collaborazione che ci consenta di farci sempre di più conoscere nel mondo per quello che abbiamo di più forte, di più competitivo, che sarà la nostra vera arma nel mondo della globalizzazione, in cui ogni paese deve investire sulla propria vocazione, sulla propria bellezza, sulla propria storia, sui propri talenti. Lo faremo e daremo un grande contributo come cultura italiana a far uscire il nostro paese dalla crisi e poi a riportarlo nel posto che merita. Siamo convinti che fare di questo luogo e delle nostre ambasciate il primo luogo dell'offerta culturale italiana nel mondo sia il modo migliore di presentarci e anche di aprire dei canali di dialogo interculturali. È una scelta per il Ministero, è una scelta che c'è qui, ma è una scelta che le nostre ambasciate nel mondo replicano con centinaia, se non migliaia, di eventi, di mostre, di eventi espositivi, di mostre itineranti, di eventi culturali, perché sappiamo benissimo che c'è una enorme domanda di Italia nel mondo, ed è una domanda che spesso riguarda l'arte, la letteratura, a volte la cucina, lo sport, soprattutto però c'è una domanda di bellezza dall'Italia.